settimana su Pulsar. Montagne di ghiaccio sul giovane volto di Plutone. Arrivate a terra le prime straordinarie immagini ravvicinate del pianeta nano. Galassie nane sull'autostrada oscura, scoperto un ponte di misteriosa materia tra la Vergine e casa nostra. L'occhio di Gemini Sud zoom sulle ali della farfalla. L'osservatorio meridionale svela strutture di idrogeno molecolare sul dorso della nebulosa NCG 2346. Un piccolo mondo antico con un volto da ragazzo. Dal primo set di immagini arrivate a terra dopo il flyby di New Horizons, Plutone rivela sorprese e anomalie che stanno elettrizzando la comunità scientifica. Ma andiamo con ordine. Il primo close-up del pianeta nano, scattato a 77.000 km di distanza, un'ora e mezza prima del sorvolo, ci permette di zoomare su una zona sotto l'equatore. Ed ecco la scoperta inaspettata. Non ci sono crateri su questo angolo di Plutone, mancano le antiche cicatrici del pesante bombardamento che il pianetino ha certamente subito per miliardi di anni. Sulla sua superficie si innalzano invece montagne alte fino a 3.500 metri, alture giovanissime e forse ancora in formazione, non più vecchie di 100 milioni di anni, un battito di ciglia rispetto ai 4 miliardi e mezzo di anni del Sistema Solare. È una delle superfici più giovani mai osservate nel nostro sistema planetario, dicono alla NASA, e non è modellata da interazioni gravitazionali con corpi vicini più grandi. Plutone è dunque un mini mondo geologicamente attivo e le montagne sono probabilmente composte da ghiaccio d'acqua, perché anche se il metano e l'azoto ghiacciati ricoprono gran parte della superficie del corpo celeste, questi materiali non sono robusti abbastanza da costruire montagne, mentre il ghiaccio d'acqua a basse temperature può avere la stessa solidità della roccia. Ed ecco anche Caronte, luna maggiore di Plutone, anch'essa con una superficie povera di crateri, quindi presumibilmente attiva e giovane, su cui sono visibili scarpate e avvallamenti lunghi circa 1000 km e un immenso canyon profondo da 7 a 9 km. Dal 1930 così si è trasformata la nostra conoscenza di Plutone, ma è solo un piccolo assaggio di ciò che scopriremo man mano che arriverà il tesoro di dati registrato da New Horizons. È ragionevole pensare che il bello debba ancora venire. Nelle trafficate vie del cielo, ove si agitano galassie in perenne movimento, è stata avvistata un'autostrada sopraelevata percorsa da materia oscura in incognito e collegata a due enormi bolle deserte. L'hanno paragonata ad un ponte che collega il nostro gruppo locale, l'insieme di galassie a cui appartiene anche la Via Lattea, all'ammasso della Vergine, quel mostruoso flusso di materia oscura che si stende tra le due regioni celesti, congiunto all'estremità a due misteriose zone prive di galassie. La scoperta, ad opera degli astronomi dell'Abrams Institute for Astrophysics Potsdam, della singolare distribuzione di materia oscura che collega il nostro angolo di cielo a quello relativamente vicino della Vergine, aiuterà gli scienziati a comprendere la misteriosa collocazione delle galassie nane, agglomerati di stelle poco popolosi e scarsamente luminosi, tra i quali sono noti solo quelli più vicini a noi, a causa della limitata visibilità. Queste congreghe galattiche in miniatura solitamente accerchiano con simili di grande stazza, percorrendo orbite casuali. Tuttavia, nel caso della nostrana Via Lattea e di un paio di vicini di casa come Andromeda e Centaurus A, esse cavalcano orbite piatte ed ampie, contravvenendo a tutte le teorie sinora formulate. La scoperta del ponte di materia oscura e delle bolle disabitate fornisce una plausibile spiegazione a questi insoliti itinerari orbitali. La sua esistenza, infatti, condizionerebbe la marcia delle galassie nane, incanalandole sul ponte come un vigile urbano spaziale che dirima ordinatamente il traffico verso le autostrade della Via Lattea, Andromeda e Centaurus A. Di
proviene dal Cile il ritratto della farfalla. La nebulosa bipolare, distante 2300 anni luce dal Sole, realizzato dall'osservatorio sudamericano Gemini Sud. Il telescopio ottico, che dal 2000 si occupa di esplorare la volta celeste assieme al gemello Gemini Nord, ha fotografato con la migliore risoluzione di sempre le ali della conturbante farfalla cosmica, una regione di spazio di dimensioni paragonabili a quelle dell'intero sistema solare, svelando l'esistenza di nodi e filamenti di idrogeno molecolare. Un dettaglio che era già stato osservato, ma mai prima di Gemini Sud un telescopio da Terra ne aveva colto un'istantanea tanto nitida. Dai dati rilevati, la disposizione della struttura non appare a ciambella, come precedentemente ipotizzato, ma assomiglia piuttosto a viticci che avviluppano le poderose ali dell'insetto celeste. Secondo il team di scienziati che ne ha elaborato una simulazione al computer, questa configurazione filamentosa deriva dall'esplosione di una bolla calda di gas attorno alla stella più grande di un sistema binario, composto da una nana bianca e da una subnana, in cui la maggiore ha esaurito il carburante ed è detonata rompendo il guscio gassoso circostante. I nodi di idrogeno che appaiono come pois sulle ali della nebulosa sarebbero il risultato del contatto tra due fluidi di diversa densità, ove il liquido più leggero spinge su quello più pesante.